Ciao, volevo farvi questo video che però non so quando caricherò perché ho già tanti video da caricare e in questo periodo ho pochissimo tempo per farlo. Volevo parlarvi dell'incontro che ho avuto con Vale, che ha un canale su YouTube e una pagina Facebook. Vi metto tutto giù nell'info box. È una persona dolcissima, carinissima, e si è instaurato un buon rapporto. Siamo diventate amiche tramite appunto lei segue me, io seguo lei, quindi è un po' un rapporto virtuale, no? E lei è di Brescia, io sono di Livorno, quindi siamo anche distanti e per problemi di lavoro non è che possiamo spostarci molto. E lei lo scorso fine settimana è andata a fare una vacanza col suo ragazzo e sono andati a Firenze, hanno fatto un po' un giretto per tutta la Toscana e poi l'ultimo giorno, che è stato lunedì 8, è venuta qua da me a trovarmi, quindi la gioia infinita, comunque era da tanto che si diceva si dovrebbe trovare magari una giornata, vieni da me, sarebbe bello, un po' discorsi così fatti così. E quindi vederla dal vivo è stata veramente bellissima, è stata una giornata bellissima. Lei vabbè, un po' comunque già la conoscevo, però comunque si è rivelata carina, gentile e simpatica come pensavo infatti che fosse. Anche il suo fidanzato, un ragazzo carinissimo, bravissimo, che tra l'altro lui all'inizio giustamente non voleva venire perché poi io vengo, voi andate per negozi, e allora io gli dicevo: no, ma dilli che c'è a lungomare a Livorno che è bellissimo, che è vero, però insomma era tutta un po' una strategia per cercare di convincerlo, poi alla fine è venuto. Penso e spero che si sia trovato bene anche lui. Io comunque saluto tutti e due. E quindi niente, abbiamo fatto un giretto sul mare, un pochino in città. E siamo stati benissimo, almeno io sono stata benissimo. Sono stata felice di aver passato una giornata con loro, di averla vista dal vivo. E quindi niente, era più che altro un video appunto per condividere questa cosa felice e per salutarla anche, tanto vabbè ci si sente comunque è uguale. E poi volevo farvi vedere anche le cose che mi ha portato, perché poi ovviamente ci siamo scambiate varie cosine che ci si dovevano dare, e poi col fatto del Natale ho colto l'occasione appunto per dargli anche il mio regalino di Natale e quindi mi ha portato un bustone gigantesco pieno di cose. Tra l'altro, lei mi aveva detto: ma vuoi che ti porti qualcosa che magari da te non trovi e dalle mie parti? Che l'ho detto: guarda, se c'è un'Esselunga dalle tue parti, se mi vuoi portare qualcosa per provarlo della linea Gabbiano che vedo su internet, va. Lei ha svaligiato tutto l'Esselunga, mi ha portato un sacco di cose. Comunque vi faccio vedere le cose che mi ha portato, anche se poi io in realtà, cioè non sono, cioè sono contenta dei regali ovviamente, però più che altro sono stata contenta di aver passato una giornata con lei, anche se comunque un giorno mi è sembrato pochissimo, l'avrei voluta tipo per una settimana, però accontentiamoci. Vi faccio vedere cosa mi ha portato. Allora, mi ha portato dell'Esselunga, vi faccio prima vedere le cose dell'Esselunga e poi le altre cosette. Mi ha portato questo shampoo per capelli grassi con estratto di limone. Poi mi ha portato questo sapone liquido con estratto di tè verde, questo qua. Il detergente intimo con estratto di camomilla. La crema per le mani con estratto di mandorla, questa qua nutriente. Un sacco di cose, infatti c'è Natale. Il dentifricio e il bagno doccia con mandorla e miele, che io un pochino sniffato e hanno tutti un odore buonissimo. E poi mi ha portato altre cosettine. Allora, ah no, e c'è anche questa qua che è la crema per il corpo. E poi mi ha portato altre cosettine. Allora, mi ha portato un po' di burro di karité che l'ha messo in questo barattolino. Lei appunto si era comprata
non mi riesce più a aprirlo, questo burro di karité, e me l'ha dato un po' anche a me, quindi proprio burro di karité puro, contentissima di questa cosa. Poi mi ha portato questo qua, che è il detergente dell'Alchimilla, quello al bambù mi sembra, se non ricordo male. Poi in questo barattolino di Kiko c'è il detergente di Dottora Ushka. Poi mi ha portato 3 pezzettini di sapone della Lush, questo è il Biancaneve mi sembra, questo è il Non si mangia mi sembra, poi ci sta che sbaglio, invece questo è quello nuovo, aspetta, questo ha un nome strano, Young Long. Non me lo ricordo, se voi lo sapete, Vale, anzi, se guardi il video poi non mi ricordo il nome. E poi questo qua, che questo è favoloso, però io ancora non li ho provati perché prima di usarli volevo farveli vedere, se no soprattutto prodotti della Lush, poi non mi posso più far vedere niente. E questo è il burro corpo, menta e cioccolato, che ha un odore favoloso, fantastico. Lei mi ha dato un pezzo del suo, ma questo... Se questo sarebbe veramente da mangiarlo, tra tutti è quello che mi piace di più, come profumazione è fantastico. Vale, ti ringrazio, anche perché le cose della Lush io non l'ho mai provate. Ho il negozio comunque a Livorno, c'è, che non è proprio in città, però potrei anche andarci. Il problema è che non ho mai preso niente, perché arrivo lì con tutti gli odori, le cose, alla fine non prendo mai niente. E poi mi ha portato 4 Yankee Candle, che sono, allora, una è questa qua, Red Berry e Cheddar, ve la faccio vedere, che hanno tutte un buonissimo odore. Poi Vanilla Satin, Vanilla Cupcake, e questa qua che mi è caduta, che è Beach Flowers, questa più un odore fiorito, che io ho messo qua, non l'ho ancora accesa, poi comunque ne penso che la farò a pezzettini, non la scioglierò tutta, che è quella qua, e vabbè, un odore fantastico. Quindi le cosine erano queste qua. Io ringrazio nuovamente Vale, perché mi ha reso felicissima soprattutto della sua presenza qua. Mando comunque un saluto a tutti, un bacione grande grande a lei e al suo ragazzo, e speriamo di rincontrarci, magari vengo io da te questa volta, e vabbè, ciao a tutti.